Wanagan amici e benvenuti a questo nuovissimo episodio di XCOM Enemy Within. Mi è ritornata la voce, anche se ho ancora qualche raspeglino in gola. Ho provveduto a modificare i soldati, ragazzi. Sing Liu è di Salve Salvino. Se vuoi cambiargli il nome puoi farlo, non è che non puoi cambiargli il nome. Puoi benissimo farlo, anche perché questo è il nome base. Poi abbiamo Viewster Grigliato, che è una donna, di Connor Kenway. Poi abbiamo Supman di Supman e Zero Shock di Zero Shock. Ragazzi, è tornato il mitico cecchino. Sperando che sia così mitico come nel primo XCOM Enemy Unknown. Per il resto, ragazzi, mi avete richiesto in molti soldati maschi e saltatori. Bene, gli unici due saltatori che ho sono femmine, quindi dovrete aspettare. Adesso io prendo altri 6 soldati più... Scusate. Ci sono altri 4 che devo capire chi sono e cosa fanno. E ingaggia soldati innanzitutto. 6. Bene, cerchiamo attività. Ragazzi, sono arrivati nuovi soldati. Sì. Visualizziamo i soldati. Allora, vediamo un po' quanti. Britt Pedersen. Vabbè, era una donna, pensavo fosse un uomo. Un'altra donna! Un'altra donna! Oh! Due. Ragazzi, ok, uomo. E poi su qua. Ho la base piena di donne, ragazzi. Qualcuno di voi prenda una donna, ragazzi. Si personalizzi una donna, ragazzi, perché se no qua... allora. Qui tra l'altro 13 giorni al satellite, ma i satelliti sono sempre complicatissimi da fare. Io un altro medikit lo metto. Ah, abbiamo completato anche le... Allora, che cos'è, dottoressa? Che cos'è? Ci spieghi. Straordinario. La struttura cristallina che si trova nel contenitore è in realtà una sospensione. Cioè? Contenente miliardi di nanorobot. Ognuno dei quali è costituito da componenti sia organiche che meccaniche. L'analisi della mia squadra indica che questi robot microscopici sono in grado di assemblare strutture meccaniche con un'efficienza senza precedenti. Ragazzi, con esami e strutture specializzate potremmo riuscire a creare una specie di tuta cibernetica. Oh, stiamo sbloccando qualcosa di epico. La mia squadra è più interessata alla possibilità di alterare fisicamente il tessuto stesso, incorporando aspetti delle alterazioni genetiche degli alieni, usando i naniti per fondere il materiale originale. Il comandante dovrà individuare il vantaggio maggiore. C'è qualcosa su cui è d'accordo in particolare? Dato lo scopo apparente dei naniti, che permettono la combinazione di materiali organici tra loro o con le macchine, dobbiamo essere d'accordo nel chiamarli... Fusione. Fusione, ragazzi! Madonna, madonna, ragazzi! Madonna mia, che roba epica, ragazzi, che abbiamo appena visto. Mamma mia, ragazzi, che roba epica. Sto filmato mi ha messo su una carica. Madonna. Laboratorio cibernetico, laboratorio genetico, Mac, pupille iperelettriche. Madonna, quanta roba, ragazzi. Qua vi lascio leggere la spattafiata, che comunque sono sempre molto carine da leggere. Gli anni con gran parte dei quali sembrano... Vabbè, ragazzi. Madonna, qui potremmo costruire i mech. Questa giunta ai laboratori genetico mi do l'osso adattativo. Il tempo di recupero delle ferite è ridotto del 66%. Cazzo, i soldati rigenerano 2 punti vita a turno. Grandi. Percezione, una posizione rialzata aumenta di 5 la mira e del 5 la probabilità di critico. Questa per i cecchini va benissimo. Aumenta di 10 la mira del tiro successivo a quello mancato. Madonna, lancia fiamme. Fantastico. Allora, prendiamo frammenti di armi. Sì. Questa ricerca ha diverse applicazioni possibili.
Sono certa che gli scienziati siano ansiosi di iniziare. Quando avremo qualcosa di significativo da bene, la avvertirò. Madonna ragazzi, che roba epica. Io direi di salvare la partita. Ah, salviamola, sì, sovrascriviamo su tutto. Torna. Torna la partita. Vediamo qua ragazzi, crea strutture. Qua potremmo scavare. Collegamento satellitare. Madonna, laboratorio cibernetico o genetico? Io direi iniziare con quello genetico. Ah, conta con laboratorio scientifico, allora... ingegneri insufficienti. Allora, no, facciamo che il cibernetico lo mettiamo da questa parte. Li mettiamo di qua i laboratori o qua? Beh, potremmo anche mettere i satellitari tutti qua sotto. Come una volta, i collegamenti satellitari tutti qua. Cominciamo già a costruire gli ascensori. No, allora facciamo così, i laboratori li mettiamo a destra. Di qua mi tengo le strutture per i collegamenti satellitari. Più o meno. Sì, dai. Allora iniziamo comunque a... Rilevato contatto. Ok, dimensioni piccole. Classe UFO non identificata. Ah, però. Si parte, ragazzi. Abbattiamo anche un UFO. Vai. Vediamo un po'. Ci stava per abbattere il satellite. Brutto merdone. Vai, sparagli addosso. No, ma beccalo però. Ok, perfetto. Centrale, qui Voodoo 37. Confermiamo l'abbattimento di Voodoo 001. Ripeto, l'UFO è a terra. Mi ricevete? Passo. Ricevuto, Voodoo 37. Bel lavoro. Centrale, chiudo. D'accordo, gente. Riassegnate il satellite Bravo e datemi una visuale sullo schianto. Sta entrando a portata, signore. Ok, ragazzi. Ingrandite. Eccolo lì. Ancora tutto intero. Il nostro primo UFO. Consiglio di da demolire. Immediatamente una squadra sul posto. Perfetto. Allora invio Sky Ranger. Mettiamo dentro ovviamente le altre unità, quindi OBA. Ma Diane Marshall era di qualcuno, ragazzi, non mi ricordo. Shin Yamamoto, perfetto. E mettiamo Kerry Rob. Ah no, aspettate, mettiamo dentro Mamadou Kebbe, ragazzi. Poi qualcuno mi diceva anche le nazionalità. Purtroppo sono random, ragazzi. Quindi non è detto che troviatela in fretta. Quindi prendete la nazionalità che viene. Tanto è uguale, ragazzi. È uguale. È uguale. Della nazionalità non ce ne può fregare una minchia. Perché comunque cambiando i tratti, anche se uno è giapponese, lo posso far diventare americano o inglese o francese o italiano. Quel cazzo che volete. Allora, io però... lei... armamenti, ragazzi, io ti metto il medikit. Ya, ti metto il medikit. Benissimo. Il luogo della missione è in vista. Ascoltate, nella prossima siamo missione in una fattoria. Siamo in una fattoria, ragazzi. Ah, benissimo, benissimo. Qui in Big Sky, ci troviamo a nord dello schianto. Strike 1 è in posizione per ingaggiare.
Forte e chiaro, Big Sky. Controlleremo da qui quelle rilevazioni. Strike 1 è autorizzato ad attaccare. Guardate qua. C'è anche roba da recuperare, eh. Mi dirigo a quella posizione. Mi dirigo a quella posizione. Ok, restiamo uniti, ragazzi, mi raccomando. Parola d'ordine è uniti, non troppo vicini, ma uniti. Perché non possiamo con i pivelli permetterci di dividere la squadra. Già siamo in pochi. In due e due. Mi sto muovendo. Vediamo un po'. Eccoli lì. Buongiorno mia, vi faccio la pelle, vi faccio. Allora, occhio a tirare le granate, ragazzi. Ho una matta voglia di tirare granate, ma... Posizione confermata. Occhio a tirare le granate. Avanzo. Ok, tu lo vedi, tu non lo vedi, però potresti metterti in... ho detto che non ci dovevamo dividere e non voglio dividermi, quindi... se ti metto qua non lo vedi neanche per un cazzo. Però potrei metterti qua dietro. Ok, il 29 e il 25. Cazzo, ragazzi, che... No, no, ciccio. Attacco, Cazzo, 29, non so se ce la farà mai a colpirlo. Peggio che peggio, ma... Oh no mio. Ce la facciamo a beccarli tutte e due? Ce la facciamo a beccarli tutte e due senza... Io ho paura, ecco, così lo becchiamo di sicuro. Dai, proviamo. Speriamo di beccare anche l'altro. Vabbè, uno è andato, ragazzi. E l'altro... Occhio, occhio al nucleo. Aia. L'abbiamo mancato, ma... Mamma mia. Si vede che sono proprio pivelli. Porca vacca. No, 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 non mi fido a lanciare granate, questo adesso ci fa un culo. Ci ritirano, avanzare! Ok. Ok, ragazzi. Avanzo. Ecco, lì è l'UFO, ragazzi, lì è l'UFO. Tre turni alla chiusura automatica del sarcofago, quindi la missione è quella di recuperare in fretta il malloppo. Tu? Beh, io però ti potrei anche mandare di qua, eh. Ok. Lo so, ho detto che tenevo tutti vicino, però qualcosa mi suggerisce che... Ok. Dai che recuperiamo. Sì. Sì. Mi sto muovendo. Avvistato oggetto alieno. Eccolo lì. Eccolo lì. Dai. Dai. Sì, grande. Sì, vabbè. Cominciano a perdere terreno. Vabbè, speriamo di non perderlo noi, ragazzi, terreno, perché qua mi sto cagando addosso. Avanzo alla posizione. Tu. Vabbè, tu a questo avanzo punto potresti posizione. Metterti qua, che dopo lo becchiamo noi lo stronzo. No, fai il bravo. Dai, dai, grande, dai, beccalo. Madonna mia. Quando mancano, che rabbia. È un mucchio di letame. È un mucchio di letame.
Esce il mucchio di letame, gli facciamo fare noi un bel volo al mucchio di letame. Avanzo alla posizione. Allora, te potresti già andare qua e lo vedi al 33. Ho paura che me lo manchi. Allora, vediamo un attimo di avvicinarci anche con gli altri, va. Ok. No! Cazzo, si era messo in guardia, bastardo. Ti sta bene che non m'hai preso. Dai, dai, al 65, vai, fallo fuori. Grandissimo! Così non abbiamo sprecato neanche mezza bomba. Te ti metto qua, perché non vorrei che dalla nave uscissero tutti in guardia, ragazzi. 5 turni, dobbiamo recuperare anche l'altro. Maledetti turni. Mi sto muovendo. Ingaggio autorizzato. Eccoli lì. Che cazzo è? Madonna mia, no, il ciccio pasticcio bastardo. Copritemi il fianco. Porca puttana. Vaffanculo. È più difficile di quanto pensassi. Ok. Tu mi vai qua ma solo per fare una bella cosa. No! No, non ci arrivo! Sono fottuto! Niente, scappiamo indietro, ragazzi, perché qua la vedo non male, la vedo malissimo. Non la vedo male, ragazzi, la vedo malissimo. Beh, ovviamente doveva solo che mancare, mamma mia. Affermativo. Questo mi si mette qua. Ciao. Ciao. Ciccio. Forse è meglio che ti ritiri. Mi sto muovendo. No, ci vede, questo ci. Questo ci stupra. Ok, collegamento, mamma mia. No, fai il bravo. Sì, sparagli. Ammazzalo, ammazzalo. Cazzo, grande comunque, complimenti. No. Sì, ci ha mancato. Mamma mia, ragazzi. Forse non riuscirò a recuperare il... in movimento. Dai. Ok. Non ho munizioni. Non hai munizioni, ho capito, ma io pensavo beccassi lui, ma porca vacca. Come cazzo ha fatto a mancare? Vabbè, vabbè, dai, almeno quello là è andato. Porca puttana. Ragazzi, qua non è dura, è probabilmente, ma dico solo probabilmente, è meglio non per è meglio perdere il coso qua, che tanto lo possiamo sempre recuperare, ma è meglio non perdere nessuno. Questo lo vedo malissimo, ragazzi, questo lo vedo malissimo, non male, malissimo. Dai, cazzo, dai. Dai, cazzo. Madonna, il 59, ti prego. Ti prego. Sì. Sì, cazzo, sì, cazzo, sì, cazzo, sì. Sì, cazzo, che gioco di squadra, ragazzi, che bello. No, no, brutto stronzo, no. Che culo!
Che culo, porca puttana, che culo. Mamma mia, ragazzi, non mi sto cagando addosso, no. Peggio. Ok. Di nuovo pronto. Ok. Vai, dai che sei un cazzo di... Sarebbe preferibile cercare di recuperare, vabbè, quei contenitori, ragazzi, invece di distruggere. Lo so, vabbè, buono, dai. Non ne abbiamo recuperati due, ma almeno ho tirato a casa tutti salvi e vivi, vabbè. Sperando che adesso però mi abbiano... speriamo che tutti e quattro... Davvero notevole come... Cazzo, l'unico... I nostri soldati saranno fieri dopo una missione simile. Un altro cecchino, benissimo, inutile. Un pesante, ah beh, dai, dai, un assaltatore, sì ragazzi, c'ho un altro assaltatore. Purtroppo Yoshiko, no, cos'era, Shin Yamamoto. Allora, bene, spendo due secondi per i soldati, ragazzi, e vado di personalizzazione, quindi... Allora... qua Jaguaro cosa vuole? Va bene tutto tranne supporto. Ok, ma prima di lui chi è che... Perché volevo andare un attimo in ordine di... Allora. Ah no, prima c'è Michael Foschi. Giusto. Però Michael Foschi mi... Cazzo, ops. Che cazzo... Comunque... E voce spagnola cosa, Michael Foschi? Cosa? E voce spagnola è come sempre cognome... Ah, Jesus God. Ah, ecco. Ah, ecco. Vabbè, allora, abbiamo l'altro cecchino, ragazzi. Tanta roba. Bene. Allora, quindi... eccolo qua, ragazzi. Personalizziamo. Nome, Jesus. Conferma. Cognome... God, soprannome, vabbè, quando ce l'avrà metterò, voce spagnola, c'è cioè un coreano che parla spagnolo. Sì, comandante, bellissimo, fantastico, un coreano che parla spagnolo, yeah. Ok, ma io direi che... Affermativo. Dice che non ho mai dato nessuna indicazione, casco e tutto, glielo metto io, vabbè, allora facciamo che quando non ha il casco è... Ok, la testa magari gliela mettiamo... Ok, lui è God, sì sì, un po' più scura, ecco, capelli, colore capelli, magari glieli mettiamo... Va bene così, dai. Niente barba, niente baffi, motivo corazza... Mettiamo due. Mettiamo ovviamente il colore di Jesus, che è bianco. E il casco, ovviamente, il suo solito casco. Dov'è il casco di God, di Jesus? Che cazzo di casco aveva? Non mi ricordo. Aveva il casco quello rosso, quello con il... no, no, quello col teschio aveva God, mi sembra, sì. Aveva questo, ragazzi, Jesus aveva questo. Bene, bene, bene. E poi c'è praticamente questa storia che mi ha detto Zero Shock della nemesi di Jesus, che è praticamente Shock, praticamente. Perché Shock è nero, esatto, e Jesus è bianco, invece. Anzi, visto che non mi avete specificato il casco di God, vaffanculo, glielo metto io il casco di God, che questo qua non mi piace tanto di casco, ragazzi, è un casco di merda, dai, questo qua col teschio è un casco che non significa una sega, quindi glielo personalizzo io, glielo metto come quello di Zero Shock e mi piaceva, infatti era il casco che avevo messo io all'inizio, eccolo qua, bellissimo, ragazzi, con la visuale rossa, mi piace molto di più, e bianco e nero per me è perfetta sta roba qua, cioè Jesus bianco e Zero, che è la nemesi, nero, perfetto, sì, mi piace. Poi poi abbiamo, ok, a questo punto abbiamo Jaguaro, ragazzi, Jaguaro 483 che mi dice un assaltatore, quindi abbiamo Kebbe, ti do Kebbe come
che però gli cambio tutto ovviamente. Allora, nome John. John, ok. Cognome Shepard. Shepard, ok. Lingua, l'aspetto fisico lo vorrei come il tizio che è raffigurato nel mio avatar, ok. Carnagione 1, dove che carnagione 1. Bene. Ah, ok, quindi etnia 1. La testa, ragazzi, se riesco a capire perché è molto dovrebbe essere questo. Forse ci ho azzeccato, perché poi colore capelli era un biondino, eh. Eccolo qua. Eccolo qua. Più o meno era biondo, ma si vede malissimo la... Spero di beccarci, forse è più così. Barba e baffi non li vedo, quindi tengo così. Poi mi dice voce 4, testa 1. Ah, ok, testa 1, ragazzi. Voce. Avanzo alla posizione, mi dirigo a quella posizione. Ok, testa 1, che non avevo capito un cazzo allora. Mi sembrava però più l'altro, vabbè. Capelli rasati, direi che come tipo 3 i capelli vanno bene. Ah, ma ha detto già tutto, grandissimo. Ecco, quando avete le personalizzazioni da fare, ditemi proprio tutto tutto, così io non faccio errori e non devo tornare a ricambiare il tutto. I capelli vanno bene, colore capelli 13. Vabbè, ragazzi, non ho capito proprio un cazzo. Ok. Lingua ovviamente ita, e se riesci, ma se riesci, lo vorrei canadese. No, ragazzo, mi spiace, canadese non l'abbiamo, l'assaltatore. Ah, tutto tranne supporto, vabbè, allora, tutto tranne supporto, vediamo se c'è allora un cazzo di canadese. No, perché l'unico, no, non ci abbiamo canadesi. L'unico canadese è una canadese. Quindi niente, vabbè, ti ho messo tutto tranne, però, lui mi ha detto. Allora, visto che è tutto, magari l'assaltatore... Allora, no, scusate, faccio un cambiamento tattico. Perché Massimo Pretore, cioè, che è il personaggio di Lorenzo Valbo, Lore Valbo, allora glielo do a lui l'assaltatore, visto che te mi dici tutto tranne, ti metto... no, ti devo mettere l'assaltatore, cazzo. Dai, va bene assaltatore, e anche perché Lore Valbo è arrivato dopo, quindi va bene, ti tengo assaltatore, va bene. Quindi finiamo di personalizzare. Barba baffi 6. Motivo corazza 1. Colore corazza 32. Ok. Lingua ovviamente. Ok. Tutto per quanto riguarda la classe, fai come vuoi tu, per me è uguale. Ok. Perfetto. Ragazzi, abbiamo anche John Shepard. Piace, bello. Massiccio, col fucilazzo a pompa. E ok, poi andiamo nella seconda parte di personalizzazioni. Qua abbiamo Supman, che è già stato fatto. Evil 95G, che vuole un assaltatore, però questo me l'ha messo 5 giorni fa, mentre... Vabbè, tanto capiteranno ancora gli assaltatori, ragazzi, quindi... no, è arrivato... vabbè... vabbè, dai, D'Archivol dovrai un attimo aspettare, ma tanto arriva l'assaltatore, ragazzi, arriva l'assaltatore, non vi preoccupate che salta fuori un altro assaltatore. Non si può... Il brutto è che non puoi cambiare neanche il sesso, niente, cioè... Almeno nei vecchi XCOM potevi anche cambiare il sesso e tutto, vaffanbagno. E anche alla nazionalità, cazzo, ma non posso personalizzarmi al 100%, l'omino no. Che io mi deva prendere a cazzo, no, voglio decidere io nazionalità, sesso, colore degli occhi, tutto, cazzo, tutto. Io voglio avere il potere pieno sui miei soldati. Comunque, vabbè, per questa missione, per questo capitolo, questo episodio è tutto, ragazzi. Dalla prossima volta comincerò a tirar su altri 4 nuovi, quindi sperando ci siano altri assaltatori.
Niente, restate come sempre sintonizzati e a one again.